Sono con Carolina. Ciao! Sicuramente se mi seguite su Instagram già avete avuto modo di conoscerla. Vi metto qua il link al suo canale perché abbiamo appena registrato un video intervista, esatto, è vero, ragazzi, sul suo canale, per cui adesso vi metto il link qua nella qua, scheda qui qua sotto, sotto, ovunque, così potete andare a vedere tutta l'intervista. Sì, è stata molto carina. Sì. È iniziata questa rubrica proprio dedicata, sì, dedicata alle donne di successo, hashtag donne di successo, e ho ben pensato di invitare la Fede. Sì, sì, abbiamo parlato di cose molto interessanti, sì, anche sì, argomenti sì, che ti chiedono spessissimo. Sì, 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 no, infatti. Come no, fai a organizzare tutto, famiglia, lavoro? Insomma, no, no, molto carina, quindi insomma andate a vedere tutta l'intervista. Sì. Però mi è venuta in mente questa cosa, ho detto, aspetta, dato che tra le varie domande rispondevo anche a delle domande che mi avete fatto voi, quindi pescavo casualmente, però ne ho risposto a quante? Tre. Ho detto, dai, è un peccato, esatto, quindi facciamo un altro video sul mio canale dove rispondo ad altre domande. Esatto. Ne rispondo ad altre 4. Vediamo, dai, facciamo. Vediamo quanto... E fra un po' tornano i bimbi e... Infatti, è quello il problema, che tornano i bimbi e... O la Greta viene qua con noi. Sì, la Greta... Non so, che c'è il delirio adesso quando arrivano. Dai, quindi peschiamo. Proviamo, vai. Vai. Io, leggo io. Allora... Sei contenta del tuo lavoro o a volte è un po' stressante? Allora, sono felicissima del mio lavoro, però essendo un lavoro e non soltanto un hobby, sì, ha delle parti anche stressanti, perché certo, comunque va gestito in modo professionale come tale, quindi sì, però sono felicissima del mio lavoro. Pesco. Un altro, così cerchiamo di farne il più possibile. Cioè, poi dopo... magari appunto. E stavo dicendo nell'altro video che io non ho il dono della sintesi, quindi magari cercherò invece di rispondere. Cioè, ci proviamo. Poi vediamo cosa viene fuori. Allora, che lavoro facevi prima di diventare blogger? Allora, io lavoravo in uno studio di consulenza del lavoro, ho lavorato lì 4 anni quasi, ero impiegata, appunto gestivo tutte le buste paga e anche tutta la parte di contratti. Ti manca? No. Io devo chiedere queste cose. Piace che mi leggi le domande. Le pesca, ma le leggo io. Allora, quando hai capito che era questa la strada giusta da prendere per te? Io appunto ho aperto il blog nel 2009. Intanto lavoravo e quindi insomma era un po' un passatempo. Però in realtà già nel giro di un anno e mezzo, due, iniziavano ad arrivare delle proposte di lavoro, poi per tutta una serie di motivi ho capito che sì, forse era il momento per lasciare il vecchio lavoro, sì, dove non ero più apprezzata, sì, dopo che sono diventata mamma, sì, e provare a dedicarmi al blog a proprio 360 gradi, perché in effetti iniziavo ad avere un po' di difficoltà, certo, perché magari arrivavano delle proposte, certo, che non potevo gestire perché ovviamente avevo il mio lavoro in ufficio. Poi magari volevi fare più cose, più ma non cose, avevi il tempo. Non avevo il tempo. Quindi in realtà è stato un salto nel buio, certo, totale, perché e senza avere le spalle coperte, certo, da nessuno. Wow. E quindi ci ho provato, alla fine insomma ero ancora, dai, abbastanza giovane. Non lo sapevo. Vai, peschiamo, vediamo. Allora, interessante. Io paura. Tuo marito come vive il tuo essere in continuo contatto con i social? No, benissimo. Cioè, anzi, lui mi ha sempre sostenuta in questa cosa, non gli ha mai dato fastidio. Sì, ogni tanto bisticciamo quando gli chiedo di farmi delle foto e non me le fa come dico io, ma penso che sia il problema di tanto. Però in realtà è anche bravo a fare le foto. Sì, perché sì, è bravo. Foto, perché infatti quando è eravate andati in montagna, è bravo, cioè, sono veramente belle. È bravo, bravo. Sì, sì. Però un video... Ah no, i video li avevate fatti. Qualche video, sì, sì, li avevamo fatti ai tempi. È vero, sì, è vero. Mamma mia, alcuni non avevamo neanche Gianmarco. Ci sono ancora tutti sul sì, sì, su, sì, sì, su YouTube. Andatele a rivedere. Allora, come superare la vergogna e aprire un blog? Allora, diciamo che insomma, se uno è già un po' timido e vergognoso, forse
Cioè, è un po' difficile, nel senso che, oppure, magari puoi creare dei contenuti senza mostrarti, ecco, sì. È più difficile comunque, sì. Perché le persone amano vedere comunque chi ci sta dietro anche sì. a quel contenuto, no? Quindi chi l'ha creato, conoscere qualcosa di lui. Forse comunque se uno inizia, magari non ci mette la faccia, ma inizia a scrivere. Sì, sicuramente, scorsi. Certo, piano, magari piano, a piccoli step. Sì, esatto, piano piano, a piccoli step, potrebbe magari pensare in futuro di metterci anche la faccia, sì, insomma. Sì. Ovvio che man mano si prende poi più confidenza, sì. Cioè, anch'io, se vedete i primi video, ero ciao ragazze, molto impostati, un po' strani. Adesso sono proprio sì, proprio come la vedete, sono passati 10 anni, certo, cioè, quindi certo. È ovvio che comunque lo consigli di provare a lanciarsi ovviamente come hobby anche sì, per quelle assolutamente persone, assolutamente, anzi magari bisogna non... anzi iniziare come hobby, cioè sì, non sì, bisogna sì. iniziare perché voglio che questo sia il mio lavoro, voglio guadagnare, voglio le collaborazioni, voglio i prodotti, no, non è così, cioè non è così, devi cioè, fare una cosa perché hai la passione, sì. E allora poi si percepisce, fai delle belle cose, crei dei bei contenuti e quindi poi pian piano, esatto, ci vuole del tempo, esatto. Però ti fanno tempo questa cosa, è vero. Non c'entra la mano, eh no, io ho la mano grande. Vabbè, devi leggere tu, leggo io, dai, leggi da te, vediamo. Allora, cosa ti piace di più del tuo lavoro, cosa non ti piace o cambieresti? Allora, cosa mi piace di più del mio lavoro è che è il mio lavoro, cioè me lo sono creata un po' da sola, nel senso sono io il capo di me stessa, quindi sono io che mi gestisco la mia giornata di lavoro e insomma lavoro su quella che è la mia grande passione, quindi questo è quello che mi piace di più. Quello che vorrei cambiare è che vorrei che ci fosse più regolamentazione di questo lavoro, perché comunque io sono a tutti gli effetti una libera professionista, ma non ho nessun tipo di regolamentazione e tutela da parte dello Stato, da parte di tutto, a differenza di altri liberi professionisti. Non esiste un albo, non abbiamo tutele. Sì, sì, e... sì. E non c'è neanche una regolamentazione proprio del lavoro in sé, quindi è un po' una giungla. Sì. Per cui il rischio è che chi lavora in modo professionale venga poi screditato da chi lavora un po' a umma umma. E questo è un po' un problema perché ancora le persone hanno difficoltà a inquadrare e a riconoscerlo come un lavoro, come un'altra professione, come può essere il fotografo, come può essere lo stylist, non so, ci sono tante professioni, no, legate a questo mondo un po' del... Comunque dovrebbe migliorare, cioè, in teoria, speriamo. Parlando con commercialisti tutti dicono no, dovrebbe arrivare la giusta regolamentazione, dovrebbe, poi dovrebbe. Vedremo. Vedremo. Però è vero, effettivamente un po'. Vai. Tu, mischiamos. Allora, come definiresti il tuo stile nell'abbigliamento? Oh, questo è un po' diverso. Bello, un po' moda, dai. Allora, è super basico, semplice. Cioè, a me piace vestirmi in modo molto lineare, con poche fantasie, colori molto... Adesso sono tipo tutta bianca. Oggi è un orsetto polare. Sì. E magari dar quel tocco con gli accessori, quindi io amo le borse e non a caso ho aperto un negozio di borse. Le scarpe, sì, ma in assoluto è la borsa. Sì, okay. Le scarpe piacciono, però insomma stabilite insomma quelle 4-5 paia che metto sempre, dopo le altre sì ogni tanto le metto, però okay. Non sono una accumulatrice. Però le borse... Le borse invece sì, ne ho, non lo so, meglio che... Vabbè, parliamo altro. E leggo Ios. Ok. Torniamo a questi. Allora, vediamo. Quante ore dormi per notte? Ti capita mai di avere l'insonnia per pensieri di lavoro? Allora, quante ore dormo per notte? Oddio, non sono sempre regolarissime, perché appunto, dato che mi organizzo io il mio lavoro, succede che magari un giorno durante, non so, la giornata faccio altro e poi mi ritrovo però ad avere delle consegne da fare e quindi mi ci metto, non so, dalle 9 di sera quando vanno a letto i bimbi, certo. All'una, a quel certo. Che è, insomma, e quindi magari, ecco, su quello non sono regolarissima. Certo. Poi ancora i bimbi si svegliano per il latte ogni tanto, così, quindi se ci sono, cioè se anch'io non dormo, come che diceva, per Per dei pensieri, insonnia. Allora sì, assolutamente sì.
sempre tornando spesso al discorso di prima, sono una libera professionista, per cui io non ho niente di garantito. Certo. E quindi sì, anche io le mie preoccupazioni. Certo. Sì, è normale. Certo. Si diventa grandi e si hanno delle preoccupazioni. Si impara a gestire. Normale. Vado. Dai, via, via. Ormai dai, abbiamo risposto a tutte. Infatti. Ormai finiamo. Vabbè, vero, tutte. Allora, hai sempre un look semplice ma curato. La mattina peschi sul momento nel guardaroba? Sì. Sì. Allora, la mattina sulla quotidianità, così tutti i giorni, pesco sul okay momento, assolutamente. Andando sempre molto sul semplice, alla fine non si sbaglia. Esatto. Non mi sono mai preparata ai vestiti la sera prima. Non ti succedeva neanche quando andavi a scuola? No. Io a scuola sì. Ma tante amiche hanno questa abitudine, io non l'ho mai avuta. Non so. Allora, penultima no? Sì, dopo c'è. Wow, le abbiamo finite. Allora, come ti è partita la passione per questo lavoro? Mi è partita perché io ho sempre avuto la passione per le foto. E infatti io tanti anni fa andavo a fare tipo da assistente a alcuni fotografi. Sì. L'ho fatto con Lelia Scarfiotti, che è una fotografa toscana. Wow. Ho fatto dei matrimoni bellissimi in Toscana. L'ho fatto con la Veronica Zanetti, che è poi la fotografa che collabora col magazine. Esatto. Quindi insomma mi è sempre piaciuto. Addirittura ho fatto anche alcuni matrimoni da sola. Ah sì? Con l'assistente io. No. Sì, qualche giorno l'ho fatto. Quanti anni fa? Cioè, tipo... Sì, appunto, più di 10 anni fa. Che bello! Quando avevi 23, 24 anni così? Sì, più o meno. Sì, che brava, 24 anni e parlavo fotografa, dai. Quindi ho avuto sempre questa passione. Poi ho iniziato a seguire questi blog americani, che erano molto fotografici, molto di design, con queste foto bellissime. E allora da lì è nata questa idea, questa passione. Okay. Apro il blog, proprio perché c'era questa necessità che avevo dentro di condividere queste foto che facevo. Esatto. Questa che mia magari... passione, non so, nel decorare la casa. Io ho iniziato che ancora vivevo con mia mamma il blog. E quindi facevi... quando poi sono andata nella casa nuova, potevo arredare una casa, potevo condividere. Sì, che sì. Facevi, di che cosa parlavo? I primi post erano magari più su ricerche che facevo online. Okay. Condividevo delle foto che trovavo, non so, di case belle. Okay. Ispirazionali. Sì, ispirazionali. Okay. Sì, sì. Wow, mamma mia, torniamo. Ma parliamo indietro degli albori. Però dai. Del 1800. Ultima domanda. Ultima domanda, vediamo. Allora, quante volte vai in palestra? In palestra, allora vado fissa in palestra 2 volte a settimana. Poi se riesco aggiungo una terza, oppure cerco di, non so, il weekend magari sono qua con i bimbi e non posso andare in palestra, magari mi alleno in casa. Esatto. Anche cose semplici, però insomma per non stare proprio ferma faccio un po' di addominali, un po' di lavori per terra. Sì. A corpo libero. Sì. Bene, quindi così ho risposto alle domande. Insomma, spero vi abbia fatto piacere. Vi ripeto, vi lascio il link al video, quindi andate a vedere l'intervista che mi ha fatto Carolina. Sì. Lasciate un commento. Lasciate un commento, no. Spolliciate in su, condividete, fate tutto ciò che volete. Esatto. Condividete il vostro amore. Ragazzi, siete contenti, vero, che la Fede è tornata su YouTube? Perché un pochino l'avevi un sì po' lasciato andare, purtroppo, però tra tutto. Lo so. Però vogliamo più video. Scrivete hashtag più video. Più video. Scriveteglielo, così li farà. Dai. Ci proverò. Dai. Bene, vi salutiamo. Noi ciao. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.